Buonasera a Gabriele Levi, artista singolare che io conosco da una decina d'anni e che seguo e che ho avuto anche l'occasione di incontrare una volta in un laboratorio a parete aperta, più che a cielo aperto, molto singolare, molto bello. Allora, Buonasera. buonasera. È evidente anche dalla nostra inquadratura, no? Sopra di Gabriele ci sono delle formelle, io le chiamo formelle perché ci sono anche delle porte che sono costruite con le formelle, delle formelle con le lettere ebraiche. E allora entriamo subito nella questione per Gabriele. Perché la materia della tua arte trae il suo slancio assoluto proprio dalle lettere dell'alfabeto ebraico? Grazie della domanda. La Torah, il Pentateuco in italiano, inizia con una frase che ti dirò prima in ebraico e poi in italiano. In ebraico è Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz, che tradotto significa: all'inizio Dio creò il cielo e la terra. È la prima frase della Torah ed è una frase di cui si parla tantissimo, perché in qualche modo potrebbe ricordare il concetto fisico del Big Bang. Quando ero bambino, ho avuto la fortuna di fare le elementari in Israele, poi le medie in Italia. Il maestro alle elementari ci chiese di leggere la frase e poi ci chiese: ma Dio cosa ha creato per primo? E tutti risposero: ha creato per primo il cielo e dopo ha creato la terra. È scritto così. Allora il maestro ci ha fatto notare che dopo la parola in ebraico ha creato e prima della parola cielo c'è una parola in ebraico che è la denotazione dell'accusativo e si pronuncia et, è come se fosse l'articolo in caso di accusativo. Questa parola è composta da due lettere, l'Alef e la Tav, che curiosamente sono la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto. Non so se ti ricordi quando studiavi matematica, per definire un insieme bisogna fare aperta parentesi, primo elemento dell'insieme, virgola, ultimo elemento dell'insieme e chiusa parentesi. In maniera analoga si può intendere che questa parola composta della prima e dall'ultima lettera dell'alfabeto rappresenti l'intero alfabeto, compreso tra di esse. E allora il maestro ci disse: allora Dio prima creò l'alfabeto ebraico e con esso creò il cielo e la terra. Come dire, l'alfabeto ebraico è un codice spirituale o mistico che serve per creare il cielo e la terra. Ci sono ebrei più religiosi e altri meno religiosi. Spinoza, nel 600, in Olanda, diceva che Dio è l'insieme di tutte le leggi fisiche e chimiche che governano l'universo. A quel tempo un'affermazione del genere era quasi blasfema e fu cacciato dalla comunità. Gli ebrei laici credono nel Dio di Spinoza, in un certo senso, pur essendo molto ebrei. Ecco, lo scopo nostro è quello di scoprire attraverso la scienza qual è il codice che gestisce, come dire, tutto l'universo. È la scienza che ci sta portando in quelle direzioni. L'insieme, noi stiamo cercando di capire l'insieme delle leggi chimiche e fisiche che governano l'universo. Allora, se Dio nella sua creazione era un artista, tutti gli artisti vogliono emulare la creazione. Ma nelle opere degli artisti ebrei non c'è mai la perfezione, c'è sempre un piccolo difetto. Ed il difetto è perché la perfezione è solo in Dio. Chiaro? Un altro dei motivi fondamentali
per cui mi sono occupato di lettere, prima ancora che di lettere ebraiche, e che la generazione che oggi è alta ai 40, ai 60 anni, o ai 70 anni, 80, è probabilmente la generazione che ha letto di più il libro scritto, la parola scritta stampata sulla carta. Io sono cresciuto studiando sui libri, scrivendo sui quaderni, facendo le ricerche alla libreria, alla biblioteca comunale, perché non c'era Google. Bisognava prendere il tram per andare a fare le ricerche. Nelle generazioni dopo di noi, a partire dagli anni 70, 80, 90, il mezzo di comunicazione sempre più diffuso era la visione, la fotografia, il cinema, il film, internet, i videogames, eccetera, eccetera, Netflix, YouTube. Le giovani generazioni sono cresciute con l'immagine e leggendo sempre di meno. Se qualcuno di voi ha provato a insegnare ai ragazzi delle medie, si rende conto che oggi è faticoso far leggere un libro scritto. Se proprio vuoi far leggere un libro scritto ad un ragazzo delle medie, devi farglielo avere attraverso il computer, allora sullo schermo lo leggi. A questo siamo arrivati. Il motivo per cui ho cercato di prendere questi simboli, queste lettere e farne un'arte è perché voglio salvare le lettere. Tu sai che c'è un film che si chiama Fahrenheit, forse È molto bello. 451, Fahrenheit 451, che numero è? È il libro in cui, in una società in cui, è un film in cui, in una società in cui i libri sono proibiti, un gruppo di rivoluzionari. Ciascuno impara a memoria un libro e diventa quel libro e si nascondono nella foresta. Ecco, io vorrei nascondere nelle foreste le lettere che rimangano a raccontarci che cos'è stata la comunicazione scritta e stampata, perché quella sta sparendo, la comunicazione del futuro sarà ormai solo più video, ok? Perché i giovani non leggono più, cioè il loro modo di leggere è attraverso il filmato, ok? Non è più attraverso la lettura scritta. Inoltre, le lettere ebraiche hanno una serie di caratteristiche che non so in altri alfabeti se ci sono, ma sono molto molto curiose. Ogni lettera ha una forma, ha un nome, ha un suono, è di per sé anche un numero e ha un significato o più significati nella Kabbalah, la mistica ebraica, che è un mondo gigantesco in cui si può entrare e raccontare un po' di tutto, dalle cose serie alle cose più, non so, che può assomigliare a volte all'oroscopo. È interessante anche la storia delle lettere, non solo la storia delle lettere ebraiche. In passato, molti professori di varie università del mondo si sono chiesti per decenni quando è nato il primo alfabeto. E dove è nato il primo alfabeto? Ha risposto a questo un team di docenti di vari paesi del mondo, quando hanno scoperto nel Sinai, in quella che era stata circa 3.700 anni fa, una cava di pietre di turchese che andavano ai faraoni, hanno scoperto una sfinge in cui c'erano scritte una parte di lettere, una parte sopra la sfinge era scritto in geroglifico e la parte sotto in un alfabeto che si chiama proto-cananeo, praticamente padre del cananeo. I cananei erano un popolo schiavizzato che erano andati a lavorare nelle cave degli egiziani. Gli egiziani li dominavano grazie alla loro organizzazione basata sui geroglifici. Un giorno uno schiavo cananeo di cui non sapremo mai il nome, degli oltre 800 geroglifici di cui i cananei non capivano una beata mazza perché avevano studiato da altre parti o non avevano studiato, ne ha presi 22 mantenendo la forma che avevano in geroglifico e il nome che avevano in geroglifico. E allora quella parola geroglifica che significava casa, che si dice bet, aveva la forma di una casa, era un ideogramma. Okay?
aveva una forma di una C, come fosse una specie di C, con tre parti chiuse e una aperta, che sarebbe la porta. Ok? La prima lettera dell'alfabeto cananeo si chiamava Alf, che in geroglifico antico voleva dire toro o bue. Ok? La seconda lettera Bet voleva dire in cananeo casa, la terza Gimel voleva dire cammello. Nota un attimo le consonanti di Gimel, Gemel e cammello. Ok? Ci sono parole che vengono dall'ebraico o dall'arabo successivo, eccetera. La quarta lettera è la Dalet, delta, ti dice le consonanti, la delta. Le prime quattro lettere in cananeo ed in ebraico dopo sono Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Senti le consonanti come la Alfa, Beta, Gamma, Delta. I nomi delle lettere sono rimasti gli stessi. L'alfabeto ebraico è un alfabeto che è nato circa 3.500 anni fa. Figlio del Cananeo. Il Cananeo ha dato origine ad altri alfabeti della zona come l'Idumeo, l'Arameo, il Fenicio. Attenzione, i Fenici partono, non c'era non c'era l'arabo 3.500 anni fa. I Fenici partono, si fanno tutto il Mediterraneo e portano l'alfabeto in giro. Fino ad ora si scriveva da destra a sinistra. L'alfabeto fenicio arriva da Atene, ai Greci piace. Lo prendono, ma in quel momento arrivano masse di inchiostro dalla Cina e non solo. Si comincia a far fatica scrivendo da destra a sinistra perché non si vede quello che si scrive. E allora i greci cominciano a scrivere per 80 anni in forma bustrofobica, cioè una riga scritta da sinistra a destra, la riga sotto da destra a sinistra, la riga sotto da sinistra a destra, come un serpente. Dopo 80 anni i greci rinunciano a questo serpente e cominciano a scrivere da sinistra a destra, e così anche noi, figli dei latini, poi scriviamo da sinistra a destra. Curioso, no? Com'è che prediligi, hai prediletto sin dall'inizio forse di ricorrere alla modellazione, al rilievo, alla superficie come un paesaggio, più che al disegno, come dire, c'è in varie società anche l'arte come dipinto su carta con le scritture. Cioè, perché sei passato subito alle formelle, alla modellazione delle lettere? Sai, ognuno ha le cose che sa fare e le cose che non sa fare. Una Sì. volta ho fatto una cazzata della mia vita, ho detto di sì a un lavoro che non sapevo fare e infatti l'ho fatto malissimo. Allora ho imparato per la vita a non fare le cose che non sai fare. Io non so dipingere e quindi io faccio sculture, capito? Faccio oggetti, metto insieme, incollo, rompo, saldo, sposto, capito? Non so dipingere. Avevo 5 di disegno, 4, non ero in grado. Okay. Nel corso di 30 anni di ricerca artistica, però, ho cominciato a capire delle cose che mi hanno abbastanza stupito, poi le ho raccontate e la gente le trova divertenti. Adesso mi spiego. Vedi, un pittore lavora su due dimensioni, sul piano, è vero? Lo scultore invece lavora nello spazio su tre dimensioni. Nello spazio, la materia, no? La forma, è vero? Ma Albert Einstein, che il suo ricordo sia di benedizione, dimostrò che esiste una quarta dimensione ed essa si chiama il tempo. Ora io sono un artista e voglio fare qualcosa in quattro dimensioni. Okay. Quello che faccio oggi è una scultura ed ha tre dimensioni. Come faccio ad aggiungere la quarta dimensione, il tempo? Allora, una cosa banale è semplicemente fare una lettera con tanti orologi sopra, fatta di orologi. Queste L'hai anche fatto, no? ne ho fatte diverse e ho scoperto una cosa che al mercato piacciono, per cui continuo a farle se voglio vivere.
E poi io ho creato un tipo di, non so se chiamarla arte o gioco, che chiamo l'arte nascosta, hidden art in inglese. Dietro alle mie opere c'è qualcos'altro, c'è un'altra storia, che bisogna girare l'opera per vederla. Ora, se tu spettatore sai che c'è un'altra storia, vuoi girarla per vedere com'è dietro, Esatto. vero? Mentre la giri, passa del tempo. Io volevo aggiungere il tempo, la dimensione del tempo. Capito? E l'ho ottenuto. Quindi non è una scultura, non è in 3D, è in 4D. Cioè c'è la quarta dimensione che ho aggiunto al tempo. Io per sbaglio ho studiato un mestiere che non avrei dovuto fare, però poi l'ho fatto, ci ho vissuto, poi mi sono stufato. Ho studiato ingegneria al Sì. Politecnico di Caio. Il giorno in cui ho ritirato la laurea in ingegneria, scendendo le scale del Senato, ho pensato tra me e me, ho sbagliato laurea, avrei dovuto studiare medicina, ma era troppo tardi. Hai capito? Sì, e se non... Allora, in quella laurea di ingegneria, io ero seduto in una stanza con altri 250 studenti e un professore ha riempito sei lavagne a due piani di formule per una lezione durata 3 ore. Alla fine ha scritto E uguale mc quadro, si è girato verso di noi e ha detto e questa è la dimostrazione della teoria della relatività. Avete capito? E tutta la classe ha detto sì e io ho detto minchia, non ci ho capito una mazza. Scusate la parola. Beh, mi sono un pochino allontanato dall'argomento. Sì, un dettaglio. Mi pare che in alcune opere recenti che vedo dalla tua pagina Facebook, una parte di questi oggetti sono anche migrati davanti adesso. Cioè, prima erano sempre dietro queste che io chiamo come si fa con i gioielli, incastonare. Queste altre cose o questi altri interventi che fai nell'altra faccia dell'opera stanno anche arrivando sulla prima pagina, diciamo, di questa, o no? Ho visto male, o ho visto. Beh, è l'evoluzione dell'arte, cioè io ho iniziato con l'argilla. Sì. 10 anni ho fatto solo lettere di argilla. Dopodiché sono passato per un breve periodo a farle di vari metalli, alluminio, fatto come si chiama? Ghisa, in acciaio, in bronzo. Poi sono passato al vetro, sono andato da un mastro vetraio che mi ha insegnato. A un certo punto sono arrivato al collaggio di cemento con sabbia, gesso, resine, argilla colata, eccetera, eccetera. E fino ad ora la lettera aveva semplicemente usciva da quel materiale e non cambiava forma. A un certo punto mi sono reso conto che se io differenzio la parte alta dal retro, questo dà una molto maggiore leggibilità alla lettera e si vede anche da lontano e anche da vicino. A questo punto la lettera può rappresentare qualche cosa. Ok? E quindi ci metto degli oggetti. Gli oggetti sono per lo più raccolti nella spazzatura o buttati via al balloon. A Torino c'è il mercato delle pulci che si chiama il balloon e c'è una zona del mercato, molti commercianti che raccolgono le cose nella spazzatura, le portano lì, alla fine parte delle cose le buttano semplicemente via, poi passa al trattore del comune e lava tutto. Tra il momento in cui le buttano per terra e il momento in cui passa il trattore, arrivano tutti i raccoglitori di quello che c'è e io raccolgo le cose piccole che poi finiscono nelle lettere. Poi queste cose a volte hanno un senso, non hanno un senso, i bambini si divertono a interpretarle, per esempio. E poi succedono delle cose, 3 o 4 volte mi sono successe delle cose da raccontare in un libro. Te ne faccio un esempio. Entra una coppia di americani nella mia galleria. E mi dice, vorremmo una S, in ebraico si chiama la Samech. E io gli faccio vedere
La S fatta di bronzo come ciondolo, l'anello con la S, anzi con la same, si chiama, e poi quella piccola da parete, una più grande, più cara da parete, eccetera. Poi la signora si volta e mi dice: Because our name is Stones, perché noi ci chiamiamo di cognome Stones, che vuol dire pietre. Il buon Dio ha voluto che 3 giorni prima che questi entrassero, io avessi fatto una S fatta con le pietre. Le ho detto, signora, la sua opera è pronta. Gliel'ho fatta vedere, ancora un po' svenivano dall'emozione. Questo è un caso. Altra storiella. I miei figli 15 anni fa buttano via, no, 10 anni fa buttano via i vecchi giocattoli di plastica che avevano. Io trovo degli elicotterini e costruisco la lettera Hey fatta con gli elicotterini. Va bene? E me la dimentico lì. Un giorno entra un signore e si fissa su sta lettera, la guarda per 5 minuti, poi mi dice How much? Gli dico il prezzo, mi dà la carta di credito, gliela do e lui mi spiega: My name is Hirsch, cioè io mi cognome mi chiamo Hirsch, quindi quella lettera lì era la mia lettera. And my job in New York is helicopter pilot, cioè io a New York faccio il pilota di elicottero. Cioè si dovevano incontrare quei due, capito? La propria. Queste sono cose casuali, assolutamente casuali, però sono divertenti. E un'ulteriore questione, ne avevamo parlato e forse ci siamo incontrati anche con questo pretesto, 10 anni fa. Cioè l'ipotesi che tu avresti fatto delle lettere in cioccolato. Ci puoi dire qualcosa su questa ipotesi di lavoro? Io che sono anche pasticcere, devo dire che in effetti, come dire, una pasticceria che lo facesse anche come dire, come suo timbro caratteristico, se non si entra in questioni simboliche particolari, perché mangiare le lettere, sì, Ezechiele, no, mangia il libro, ma può anche darsi che non risulti appetibile come questione. Tuttavia, è una materia che si presta a essere formata, anche a essere scolpita, ci sono, ma sono pasticceri, non sono scultori, ci sono sculture di cioccolato. È Caro Giancarlo, solo un questo delle sogno? lettere. Scusa, finisci pure. No, no, prego, prego, ho terminato. Ti chiedevo se era un sogno o se pensi di farle, e non so in che modo e come. Allora, io le ho già fatte circa 2 anni fa. Ho costruito uno stampo in silicone. Delle letterine di centimetri circa 4x4 che assomigliavano un pochino agli After Eight, se ti ricordi cosa sono. E sono andato da un pasticcere cachère perché volevo diffonderle qua nei ristoranti della zona e le abbiamo fatte e lui le ha fatte e le ho pagate una roba tipo 25 al chilo che mi sembrava tanto, poi ho capito che non era tanto, ma era normale. E poi le ho messe su dei vassoi e le ho messe nei bar dove ci sono frequentazioni di gente interessata all'ebraismo, però non sono andate, non le ha cagate nessuno. Ho scoperto qual è il prodotto che non va. Perché, sai, un primo assaggio lo devi fare, no? Per vedere come va sul mercato. Però continuano a essere molto interessanti per tutto quello che c'è attorno, che però è una cosa che non posso rivelare molto perché voglio ancora brevettarla. Immagina di fare una specie di scarabeo, il gioco dello scarabeo, dove invece delle piastrelle, come si chiamano, dello scarabeo, c'hai dei piccoli after eight con la lettera sopra. E giocando con le lettere puoi formare delle nuove radici o delle nuove parole, semplicemente. Capito? Ora, il fondo della lettera, lo sfondo della lettera sarà di cioccolato bianco e l'altorilievo sarà di cioccolato, penso fondente oppure al latte o nocciola, non lo so. Quando formi una parola, che ne so, di 5 lettere, vinci che te ne mangi una.
Capito il gioco? Sì, la questione comunque è mangiare le lettere. È lì che c'è un intoppo, o no? Queste questioni morali ricordano i problemi della pubblicità. I pubblicitari ti spiegheranno tutti che se ne parla bene o se ne parla male non ha nessuna importanza. L'importante è che se ne parli. Se mai qualcuno potesse dire, guardate che dal punto di vista simbolico potrebbe essere offensivo mangiare la lettera che rappresenta, che ne so, la divinità piuttosto che non la visione, la percezione. Beh, se se ne discute gli fa solo, se se ne discute gli fa solo pubblicità. Capito? Gli ebrei non sono come altre religioni che a volte se tocchi l'argomento sacro arrivano e ti tagliano la testa col macete. Si può ridere di tutto, compreso della deità. E si deve discutere di tutto, perché mi è successo più di una volta nella vita di qualcuno che mi chiede: ma perché voi ebrei siete sempre perseguitati? E gli ho detto: ma perché noi discutiamo sempre di tutto, siamo dei rompiscatole, mettiamo tutto in discussione. E questo al potere costituito non è mai piaciuto. Non è piaciuto 2000 anni fa. Io sono cresciuto gran parte della mia vita vissuto a Torino. Torino è la capitale, io non direi italiana, penso che sia la capitale mondiale del cioccolato, e gli svizzeri e i belgi me ne scusino, okay? Perché sono mangiato anche quello belga e anche quello svizzero. E quando tu prendi un gianduiotto alla nocciola e lo dai da mangiare a chiunque, questo dice: mazzo, è il miglior cioccolato del mondo. Io vorrei fare i gianduiotti con le lettere ebraiche. Questo perché è il no, nostro. No. Ma è quindi, una piccola domanda tecnica, ma perché non farle anche, non dico delle stesse dimensioni che usi spesso, ma perché non farla di maggiori dimensioni? Allora, risposta, intanto ci ho già pensato, perché c'è quella circa grande così da 9 centimetri per 9 che potrebbe prendere in mercato delle barrette di cioccolato invece, sì, che dei gianduiotti, sì, e potrebbe essere un bel regalo per un compleanno. Anche questo è possibile. Mi devo organizzare dal punto di vista logistica, perché essendo lettere ebraiche io devo fare strictly kosher, perché qua ci sono, passano davanti alla mia galleria gli ebrei ortodossi di New York, che se qualcosa non è strictly kosher non la tocco. Quello che è interessante è che, come forse sai, la cucina ebraica è divisa in due: o è di latte o è di carne. Li conosco, ci ho lavorato io, sì. Molto bene. Tutto ciò che non è né latte né carne si chiama parve e si può usare con entrambi. Quando tu cerchi un ristorante ebraico, io ti chiedo: ma come lo vuoi, di latte o di carne? Perché qua ci sono vari tipi di ristoranti ebraici, di latte e di carne. Okay? Il cioccolato di per sé, se non aggiungi prodotti derivati dal latte, è parve. Quindi si può usare sia come dolce o come regalo di fine, sai, come al caffè a Torino, alla fine del caffè, sì, ti danno il cioccolatino col caffè. Ok, benissimo. Ecco, nel bar che ti danno il cioccolatino, allora si può usare sia al ristorante di latte che di carne, milk o dairy si chiama, o milk. Quindi benvenga il cioccolato che porta il ricordo di Torino, la parte torinese che c'è in me. E sarei contento che tu mi facessi da consulente, socio, o quello che ti pare, non sposta. Allora, Gabriele, come tu hai fatto, che ti sei trovato a dire che qualche cosa non puoi dire, io ho un suggerimento semplice, però non è così acquisito nel mestiere, non è così acquisito in Italia, quindi ho una suggestione proprio dell'aspetto che può avere questa lettera, che può avere il suo rilievo, che non racconterò in questa intervista, ma te lo dico dopo. Va bene. Molto gentile. Inoltre, ogni lettera ebraica ha tutta una storia con sé. Io ho scritto e pubblicato un libro che si trova in vendita nella sinagoga di Casale Monferrato,
delle spiegazioni sui significati della lettera. In un certo senso, se tu sai come funziona il gioco dei baci Perugina, che apri e c'è dentro la frasetta, sì, anche puoi avere la lettera ebraica con dentro ciò che essa rappresenta in un bigliettino, quindi la sua anima. Tutto questo crea un mercato, però è un mercato molto piccolo, perché a quanti interessano le lettere ebraiche, capito? Quindi prima di investire qualcosa, se non voglio mangiarmi tutto quello che ho, devo stare attento. Però mi sto muovendo nel mio piccolo, in questo senso. Il cioccolato è uno dei settori in cui voglio entrare. Oggi finalmente ho aperto ufficialmente un nuovo settore dedicato all'abbigliamento. Ho fatto il mio primo capo di abbigliamento, che è un fotomosaico di lettere ebraiche che rappresenta la Torre di Pisa di notte, ed è fatto come un tubino da indossare per una signora. Domani vado a comprare un, come si chiama, un manichino per questo. Benissimo, lasciamo i video ascoltatori di Liberi.tv con questa inconsueta per loro e un po' anche per me intervista. Ci sono, sarebbero molte questioni anche da approfondire, da riprendere. Ah, un ultimo dettaglio, sì. Tu hai scritto sinora, mi pare, piuttosto storie e favole, degli aforismi, ma tieni anche, per dire così, un quaderno di notte tecnico rispetto alle varie modalità di lavoro? Vuoi solo risposta sì. Questo? Risposta sì, ma il mio quaderno è Facebook, cioè lì io scrivo ciò che penso, racconto, faccio vedere i filmati, cioè, quello è il mio quaderno, perché al momento stesso un quaderno ed anche una televisione privata sulle lettere. Sì, sì. E io avrei piacere solo di leggere una frase che ha scritto Elio Carmi di Casale Monferrato relativa al mio lavoro. Prima. Le lettere sono anche senza le parole. La lettera è significato, senso, simbolo e forma. Poi vengono le parole. L'origine è una. Dal pensiero è nata la traccia. Dalla traccia è nato il segno. Dal segno la lettera. Dalla lettera la scrittura. Dalla scrittura il linguaggio. Dal linguaggio il confronto. Dal confronto nasce un nuovo pensiero. Bene. Bene. Grazie. Ci salutiamo qui. Alla prossima. Grazie mille. Alla prossima occasione. Grazie, Gabriele. Ciao.